Orange di interno Rizal precede Orange Biel, poi in terza ruota Ops, così lungo l'arco della piegata, Numero 2, Pino V, squalifica per Pino V, squalificato. 13 e 9 per gli iniziali 200 metri, continua all'avanguardia Rizal, in seconda posizione Orange Biel, valida il completamento della curva, con Rizal sempre all'avanguardia, quarto iniziale in 29-9, alla media di 1.14-8, conduce Rizal in seconda posizione Orange Biel, in terza rimane Preciosus, poi sta migliorando Ramon Del Rio, 43 netti per il 600, seconda e penultima piegata, continua all'avanguardia Rizal, in seconda posizione sempre Orange Biel. Rizal, Orange Biel, Preciosus sempre nell'ordine, quarto all'esterno Ramon Del Rio, 58,7 gli 800, 28,8 il secondo parziale. Intanto Preciosus ha anticipato l'ulteriore risalita di Ramon Del Rio per profilarsi così in seconda posizione, completamento del giro in 14,2, sempre in vantaggio Rizal che forse ha allargato per contenere Preciosus che attacca e sta passando, trascinandosi Ramon Del Rio. Rizal sta calando, finisce quasi per confondere l'andatura. Preciosus avanti a Ramon Del Rio, 1,28,9 per i 1,232, 32 il terzo quarto, ingresso addirittura con Ramon Del Rio a lato di Preciosus, con il quale si avvantaggia in lotta. Insiste Filippo Monti con Ramon Del Rio, prova ancora a difendersi Maurizio Femia con Preciosus, ma Ramon Del Rio è incisivo nel finale per andare a concludere su Preciosus per il terzo, probabile lo sprint di Ops su ombra Del Rio e Rizal ancora proteso lungo la corda. 29,9 il quarto conclusivo, 1,58,8 il tempo totale, la media al chilometro di 1,14,3. Riepilogo dei parziali, 29,9, 28,8, 32, 29,9, complessivo ripeto 1,58,8, media al chilometro 1,14,3, per il successo di Ramon Del Rio, di proprietà allenato da Santomollo e con la guida di Filippo Monti.